Niente, allora buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare questo nuovo incontro della Scuola di Etica e Politica. Stasera cercheremo di trattare il tema del bene comune, un tema su cui si potrebbe dire qualunque cosa. Il bene comune può essere, nelle nostre attività che ognuno fa, può essere visto come il fine ultimo. Chi fa attività di volontariato, chi fa attività politica, è una cosa che è un qualcosa che possiamo incontrare appunto nel nostro vivere quotidiano. Ci è venuto in mente perché forse questo è così. Un periodo dove si parla più di individui, più di individualismo, forse si è perso questo tema come fine ultimo appunto del proprio agire. Anche se questo come impatto immediato della nostra quotidianità, però penso che anche il fatto che noi qui siamo insomma insieme ad ascoltare questo incontro sia già in sé, abbia già in sé come prodotto il bene comune, perché il fatto che invece ciascuno di noi, invece di restare a casa propria, avere altri impegni, ci siamo trovati qui costruiamo già noi un luogo, un qualcosa in più dove appunto poter discutere o ascoltare un qualcosa che poi ognuno porterà a casa come, come sapere anche da mettere in atto nella nostra vita. Adesso questo mi trova, non dico in difficoltà, però fare un'introduzione su questo tema mi risulta abbastanza difficoltoso, perché appunto si potrebbe dire qualunque cosa e non voglio appunto togliere il tema al nostro relatore. No. Però pongo alcuni temi, ad esempio io penso che nonostante tutto negli ultimi anni il tema del bene comune sia però venuto in atto, nonostante tutto, nell'agire delle persone. Io penso, il movimento che si è prodotto per in difesa della Costituzione alcuni anni fa, durante il referendum, anche 10 anni fa, quello costituito da Don Dossetti. Oppure penso anche al tema della sussidiarietà, che negli ultimi anni è venuto fuori anche come tema anche dell'agire politico. C'è un tema del bene comune è venuto fuori appunto con questi significati nuovi, differenti rispetto al passato. Stasera di questo tema come relatore abbiamo padre Bartolomeo Sorge, che è gesuita, ma oltre ad essere uomo di fede anche politologo, possiamo dire, perché comunque ha prodotto diversi scritti anche sul tema stesso della politica in sé. È stato vicepresidente della Conferenza Episcopale, ha fatto parte come direttore di Civiltà Cattolica, ha preso parte alla Primavera di Palermo, al movimento della Primavera di Palermo, e attualmente, oltre appunto alla sua attività di uomo di fede e di politologo, è anche direttore di Aggiornamenti Sociali, che è un mensile che tratta mensile cattolico che appunto tratta però di temi del quotidiano. Quindi io non voglio togliere di più spazio a padre Sorge e gli cedo la parola. Grazie. Fatto bene. Allora, io avevo portato i miei fogli perché ero abituato a fare conferenze, ma qui vedo che è tipo familiare, quindi vi spiego meglio così a braccio quello che vi devo dire. Dunque, quando ho visto il tema che mi avete chiesto di svolgere, dico: ma guarda che bravi, perché questo qui è il vero problema che ci troviamo dinanzi, è il problema del terzo millennio,
è il problema che io traduco sempre con questa frase: siamo tutti obbligati a vivere uniti rispettandoci nella diversità. Se noi non passiamo da questa porta, non costruiamo la nuova società. Siamo in fase di globalizzazione. Cosa vuol dire? Vivere uniti rispettandoci nella diversità. Si sta costruendo l'Europa, pensate un po', 27 nazioni, ognuna con la sua lingua, con la sua tradizione, con i suoi costumi. Come facciamo a fare l'Europa? Impariamo a vivere uniti rispettandoci nella diversità. Questo che era l'ideale del bene comune, oggi è diventata una necessità. Che cosa sta succedendo? È interessante le frasi che ha detto il nostro amico, perché forse lui non se ne rendeva conto, ma ha detto le cose interessanti. Allora, no, perché le ha dette così en passant, ma... Dunque, finché c'era il muro di Berlino, dominavano il mondo due grandi culture, la cultura occidentale e la cultura dell'Est, cioè praticamente l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America. L'Unione Sovietica, pensate che aveva occupato i 2/3 dell'umanità, e non è che lo avesse fatto con molta convinzione, ma coi carri armati, quindi era un sistema un po' sbrigativo. Quando è caduto il muro di Berlino, è avvenuto che il socialismo reale è stato smentito storicamente. Non è caduto il muro di Berlino perché c'è stata una guerra, una bomba atomica, cose che la gente stava pensando, come faremo a tirar via questo comunismo. È imploso, boom. Quindi ha dimostrato che non è vero la teoria di Marx. Notate bene che non esiste la falsità pura, perché anche le cose sbagliate hanno sempre un elemento di verità. Però è un fatto che la cultura socialista è stata smentita dalla storia. Tutti hanno gridato: ha vinto il capitalismo. E oggi si parla anche nei congressi di cultura internazionale, si parla di pensiero unico. Questo pensiero unico sarebbe il neoliberismo, che avrebbe trionfato. Il primo a dire che non era vero è stato Giovanni Paolo II nell'enciclica Centesimus Annus, che ha fatto presso a poco questo ragionamento. Sapevamo che il comunismo era una risposta sbagliata, ma la risposta sbagliata era nata nel tentativo di risolvere dei problemi veri, che sono i problemi umani nati dal capitalismo, dal libero mercato senza controlli. Il fatto che sia svanita la risposta sbagliata non vuol dire che siano svaniti i problemi che l'avevano suscitata. I problemi sono tutti là. Quindi il grosso problema è questo. Questo neoliberismo, che è rimasto il pensiero unico, si sta facendo diventare tutti grigi. Io non ho il potere di entrare in questo momento nella vostra mente e nella vostra coscienza. Se avessi questo potere, cominciando da me stesso, vi potrei dimostrare che tutti siamo intaccati da questo virus. Tutti pensiamo allo stesso modo: la televisione, i giornali, il consumismo, l'efficientismo, l'utilitarismo. Che cosa vale? Quello che produce. Che cosa vale? Quello che è utile, con tutte le conseguenze. Per cui questa cultura dominante si potrebbe definire con un solo sostantivo: l'individualismo. Ora, questo individualismo, sapete che cosa ha fatto? Ha corroso i tre grandi pilastri su cui si fondava la ricerca del bene comune nella democrazia, nella forma più alta di democrazia che avevamo conosciuto. Questa forma più alta di democrazia è la cosiddetta democrazia rappresentativa. Come dice il termine, il popolo è sovrano, elegge i suoi rappresentanti, i quali governano il popolo con la sua autorità. Questa forma di democrazia ha consentito la rinascita dell'Italia, ha prodotto non solo dell'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata la chiave di volta della rinascita di tante nazioni. Quindi ha fatto un grande bene.
La crisi di oggi, sotto l'urto dell'individualismo neoliberista, dell'unico pensiero dominante, ha posto fine alla democrazia rappresentativa. Perché abbiamo questa confusione? Siamo così smarriti? Perché quella forma di democrazia che ha fatto tanto bene, che ha consentito a un'Italia, chi di voi all'età giusta lo ricorderà, eravamo distrutti materialmente, moralmente, dopo il fascismo, dopo la guerra mondiale perduta, ha fatto dell'Italia una delle prime nazioni dell'Occidente. Non chiedetemi se è la quinta o la sesta perché la classifica balla, ma però a un certo punto questa democrazia è giunta al capolinea, non regge più. I sintomi sono proprio nella crisi di questo bene comune, che è la cartina tornasole della salute di un popolo. Io adesso non vorrei farvi l'esame perché non sono venuto per questo, ma chi di voi ha ancora fiducia in questi partiti? Non ci fidiamo più. Anche quelli che avevano detto siamo nuovi, idee bellissime, partito nato dal territorio, nuovo soggetto politico, basta con la vecchia forma partito ideologico, io li ho incoraggiati scrivendo, sono nati vecchi, secondo la vecchia partitocrazia, le hanno decise le divisioni, le quote parti, le segreterie dei partiti a Roma, altro che partire dal territorio. Dove è andata a finire la democrazia rappresentativa? Il Parlamento che noi oggi abbiamo non lo abbiamo eletto noi. Noi con il nostro voto del 13-14 aprile abbiamo ratificato il Parlamento eletto da 40 persone che stanno a Roma e sono i segretari e i sottosegretari dei partiti, i quali ci hanno mandato giù la lista. Se io avessi avuto a Reggio Emilia una personalità capace di fare il primo ministro, non me lo mettono in lista. Chi mi mette in lista uno di Reggio Emilia? Sta fresco. Abbiamo a Roma gli amici degli amici. Il Parlamento oggi non rappresenta il popolo lo ha ratificato, non lo ha eletto. Non so se vi rendete conto della differenza dei due verbi. Chi di voi crede ancora che lo Stato, i partiti, questa democrazia, abbia in sé la capacità di realizzare una giustizia vera, veloce, rapida? Una pena certa, ma quando mai? Un assassino che ha fatto fuori una famiglia, il giorno 15, qualche anno dopo, è tranquillo a passeggio perché è rimasto in libertà. Abbiamo visto quello di quel giovane, per carità, se lui si è rifatto una vita, io sono il primo a ringraziare il Signore, ma vedere quel ragazzo che aveva ucciso i genitori per avere l'eredità, dopo 10 anni quanto ha fatto di galera, tornare fuori e, ironia della sorte, ereditare, perché era l'unico erede, quella casa per ottenere la quale aveva ucciso i genitori, voi ditemi un po' se non vi viene la voglia di dire facciamo giustizia da noi. Chi ci crede che lo Stato abbia questa capacità di una riforma della giustizia equa? Chi ci crede che i partiti, lo Stato, avranno veramente il potere e la volontà di liberare i territori dalle mafie? Ma non ci crediamo più, se i primi collusi sono i responsabili. Ecco, capite la crisi della democrazia rappresentativa, la quale rappresentanza è in crisi non solo nella politica, ma per esempio anche nei sindacati. Non funzionano più sindacati che si dividono fra di loro su scelte determinanti, perché è la rappresentanza che è in crisi. Ma perché questa crisi? Allora non voglio farvi la fotografia, perché le fotografie le abbiamo già ogni sera col telegiornale e ne abbiamo abbastanza. Dato che vi incontro così familiarmente, vorrei con voi portarvi alla radice, per farvi vedere cosa dobbiamo fare per realizzare quel bene comune che ci porti fuori da questa crisi. Se cominciassimo dal Reggio Emilia, una bella rivoluzione, diciamo, culturale e politica, perché ci vuole qualche punto da cui partire nel territorio. Per questo quando mi ha detto padre venga, dico ma sì, c'ho una sera libera, mi ha preso in un momento di debolezza, ma ci vado, e sono venuto. E quando posso lo faccio, perché si tratta di chiarire, di muoverci, prendere coraggio, non è un disastro totale. Allora voglio farvi vedere brevemente come questo tarlo, questo virus dell'individualismo neoliberista ha corroso i principali fondamenti, che sono tre, della democrazia rappresentativa. Per cui fin dagli anni 70
negli Stati Uniti si è cominciato a discutere della cosiddetta democrazia deliberativa o partecipativa, cioè siccome lì sono sempre un po' più avanti di noi, ecco, si sono accorti che finiva la democrazia rappresentativa, e allora non si tratta di buttarla via, si tratta di fare un salto di qualità e passare a una democrazia più matura. Quindi non è dire che siccome è in crisi la democrazia rappresentativa rinunciamo alla democrazia, no, facciamo un salto e passiamo alla democrazia rappresentativa. Come? Ridando nuova linfa ai tre pilastri, che adesso vi dirò quali sono, e questo lo possiamo fare. E allora poi alla luce di questi principi dirò una parola sulla crisi italiana per farvi vedere cosa possiamo fare oggi per ristabilire questo bene comune e trovare una forma superiore di democrazia. Se non ci avessi questa soluzione non sarei venuto, quindi non vengo per imbrogliarvi, anche se per definizione nel dizionario di Oxford alla parola gesuita, Gesù, c'è scritto uomo doppio, falso, imbroglione, ipocrita, e poi punto e virgola, membro della Compagnia di Gesù. Allora, per ogni... io vengo dopo il punto e virgola, però insomma, nel dizionario c'è scritto così. Allora, i tre pilastri corrosi sono il principio personalista. La cultura dominante, il pensiero unico, ha ridotto la persona a individuo. Poi vi spiegherò bene. Secondo principio fondamentale è il principio di solidarietà. Il virus individualistico del neoliberismo, pensiero unico dominante, ha ridotto la solidarietà a pura legalità formale, legalismo freddo. Il terzo pilastro è il principio di sussidiarietà, o meglio detto, diciamo, di partecipazione responsabile. Il virus ha sostituito questo principio con una specie di autoritarismo democratico. Cerchiamo di spiegare in che cosa consiste la crisi e come è possibile oggi risalire. Qui poi ne parliamo insieme. Cosa vuol dire che la persona è stata ridotta a individuo? Ciascuno pensa a se stesso. È finita l'attenzione per l'altro. La persona umana vale per quello che è. L'uomo vale perché esiste, non perché possiede. Anche l'ammalato, lasciatemi dire, anche se vi spavento, anche il delinquente non perde i suoi diritti fondamentali e la sua dignità. La Costituzione repubblicana, ecco il mio monito, ripartiamo dalla Costituzione, all'articolo 2 dice proprio questo: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inalienabili della persona, il che vuol dire che li trova, non li inventa. I nostri diritti umani non vengono da una maggioranza che cambia o da uno Stato che decide, no? La Repubblica riconosce l'esistenza e garantisce, tutela i diritti fondamentali. Questi diritti sono fondati sulla dignità della persona. La Costituzione repubblicana italiana è tutta fondata sul principio del personalismo. Se voi togliete il primato della persona, manca l'architrave, cade la Costituzione. Ora, su questo punto è possibile arrivare a un neopersonalismo maturo su cui fondare la democrazia matura. E qui, allora, ripeto, possono incontrarsi credenti e non credenti, cultura laica e cultura cattolica, perché, guarda caso, il primato della persona è anche il pilastro fondamentale della dottrina sociale della Chiesa. Quindi, come ama dire l'attuale Papa, la fede non contraddice la ragione laica, la rafforza, perché la fede aggiunge: guarda che questa persona è così degna, i suoi diritti sono così assoluti, sai perché? Perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio.
Ma io sono ateo, io ti rispetto perché il cammino di Dio è un cammino personale, però sei intelligente, sei capace di amore, sei immagine dell'intelligenza e della volontà e della libertà di Dio. Quindi è possibile un incontro tra le culture prevalenti dopo la fine del marxismo, storicamente smentito, che è la cultura, diciamo così, occidentale, liberale, e la cultura popolare cattolica, è possibile incontrarci di nuovo per ricostituire il primo pilastro corroso dall'individualismo e ridotto a individualismo attraverso un neopersonalismo, ritrovare la dignità della persona. Mi ha sempre fatto impressione un fatto, lo racconto quando parlo di queste cose perché mi ha un po' commosso, diciamo così. Un certo Jacques Fesch, non so se ne avete sentito parlare, che è stato condannato a morte, un francese di qualche decennio fa, fine Novecento, perché durante una rapina aveva ucciso un poliziotto. Le Paoline hanno pubblicato anche la vita e poi gli scritti. Lui nel braccio della morte, perché allora si usava ancora la ghigliottina, quindi, ha incontrato un sacerdote, un domenicano, che lo ha assistito, e quest'uomo ha trovato Dio. Voi dovete leggere le lettere, il carteggio, cioè c'è una profondità spirituale degna di Teresa d'Avila. Quindi uno può rifarsi la vita. La forza del cristianesimo è questa, che non solo tutela i diritti umani come fa la Carta Repubblicana, ma dà una forza per rifarsi una vita. Anzi, ho sentito dire che vogliono fare la causa di beatificazione. E il Presidente della Repubblica, quando gli hanno chiesto la grazia, ha risposto: io secondo le leggi vigenti non posso concedere la grazia, però dite a quell'uomo quando salirà sul patibolo che io vorrei tanto essere lì per stringergli la mano. Ecco come i diritti umani non si perdono, la dignità umana non si perde anche se uno è un assassino. E se io sono condannato a 100 ergastoli, non posso in carcere essere trattato come una bestia o come un oggetto, perché sono persona umana. Lo Stato può limitare l'esercizio dei diritti, ma non me li può togliere. Nessuno mi può togliere la mia dignità, nemmeno se io mi comporto male. Ecco, allora capite, oggi c'è bisogno di ritrovare la pienezza del personalismo. E una domanda che io mi faccio ogni tanto, dico: se Mounier nel Novecento, con il suo personalismo comunitario, ha dato una mano perché nascesse la democrazia personalistica, perché non possiamo metterci ancora insieme in Italia, cultura laica, cultura cristiana, per superare l'individualismo liberista? Perché il secondo pilastro è corroso, ancora una volta è un fondamento della nostra Costituzione. La Costituzione laica, repubblicana, è essenzialmente solidaristica. Non è individualistica la nostra Costituzione. E molte volte tante leggi della legislatura passata, non questa di Prodi ma quella anteriore, erano anticostituzionali proprio perché mancavano di questa dimensione solidaristica. E qui allora è l'altro punto. La cultura neoliberista ha ridotto il solidarismo a pura osservanza formale delle leggi. Quando io osservo le leggi sono solidale. No, 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 non basta. Vi faccio un esempio che taglia la testa al toro, perché gli esempi li capiscono tutti e poi portano le idee. Vi faccio un esempio che mi amo ripetere quando, soprattutto con gli studenti, con i ragazzi, parlo di questo. Semaforo rosso, io guido l'automobile, semaforo rosso, alt, mi fermo. Il neoliberista: perché non passi con il rosso? Se no pago la multa. Oppure mi tolgono i punti da patente, non so come funziona. Quando io non passo con il rosso per non pagare la multa, ho realizzato la dimensione solidale della mia società. No, non basta la legalità. La legalità ci vuole. Se manca la legalità, manca il fondamento dello Stato di diritto.
ma la legalità da sola non riesce a realizzare una città a misura d'uomo, perché la persona umana ha bisogno di amore, la persona umana ha bisogno di amicizia, ha bisogno di aiuto, di una mano, tutti, se no non c'è città umana. E gli antichi dicevano summum ius summa iniuria, l'osservanza terribile della legge può distruggere un uomo, perché la giustizia è fredda, arriva quando uno ha mancato, lo punisce, non perdona. L'uomo ha bisogno anche di perdono, di comprensione. Arriva il solidale fraterno, semaforo rosso, boom, mi fermo. Perché ti fermi? Per due ragioni. Prima ragione, perché se io passo con il rosso, metto sotto il mio fratello che legittimamente sta passando con il verde. L'attenzione all'altro. Vedete quella che manca nell'individualismo neoliberista? L'attenzione all'altro è egoistica. Io penso a me, non voglio pagare la multa e non ci passo. Seconda ragione, non passo per non pagare la multa. Quindi anche il solidale fraterno non vuole pagare la multa, ma il primo motivo è l'attenzione all'altro. E notate bene che nella Rivoluzione Francese i tre grandi valori della Rivoluzione Francese sono uguaglianza, libertà e fraternità. Fraternità, cioè la democrazia, se non è fraterna, non è vera democrazia matura. Allora osserviamo la legge. Parlavo prima con un nostro amico di Palermo, io ho fatto 11 anni a Palermo, una delle belle, più belle parentesi, no, parentesi, periodi della mia vita lunga di gesuita, ero lì negli anni feroci di Borsellino, di Falcone, la primavera di Palermo, siamo stati noi un po', è nata in casa, diciamo, no? È una cosa stupenda, ma perché? Cardinal Pappalardo ci ha incoraggiato, quando io sono arrivato la mafia aveva in mano tutto, non solo gli appalti ma il comune, tutto quanto, lo Stato era assente, c'erano i bravi servitori dello Stato, quindi i carabinieri, i magistrati, essenziali, ma non bastano da soli, la giustizia da sola non basta, i fucili li hanno i carabinieri ma li hanno anche i mafiosi, avevano anche i bazooka, i mafiosi. La dinamite che ha fatto saltare per aria Borsellino e Falcone. Allora qual è il problema? Bisognava a Palermo ristabilire la legalità. Ecco la primavera di Palermo. Tutti coloro che vogliono che la città sia legale, che vogliono che finisca il dominio delle cosche mafiose, vengano e diamoci una mano. 60-70% della popolazione. Con questo ha vinto Orlando la prima volta, nel nome della legalità, ma era una legalità fraterna, quindi anche la presenza nostra era la solidarietà, i movimenti, i volontari, tutti animati, perché si trattava di fare un'opera di umanesimo e non soltanto di legalismo, per riaggiustare uno dei pilastri fondamentali della democrazia che il pensiero unico invece ha corroso. In altre parole, vedete, la socialità o la solidarietà non è un'etichetta esterna, nasce nella persona. Se una persona non si sviluppa socialmente, non si sviluppa neppure come persona. Tanto è vero che diciamo quello è un asociale. Come faccio io a conoscere chi sono? Non basta che mi guardi allo specchio. Vedo che sono brutto, non mi ci guardo più. E discutendo col mio compagno di banco, litigando col mio fratellino, cioè è nel tu che io conosco l'io. Siamo fatti per vivere insieme. La persona è essenzialmente un essere in relazione. Se noi priviamo la persona delle relazioni, distruggiamo la persona. Quindi la solidarietà è il secondo pilastro della democrazia matura quando diventa fraternità, perché la persona umana non si accontenta solo delle leggi formali osservate, ma ha bisogno di calore, di perdono, di giustizia, di aiuto, tutti così. Terzo pilastro, la
sussidiarietà. Questo principio è stato assunto dalla Carta Repubblicana nell'articolo 118, dove praticamente si dice così: le famiglie, i comuni, le province, le regioni sono gli elementi fondanti della democrazia matura. Detto in soldoni, non si può decidere a Roma quello che si deve fare a Reggio Emilia, perché le autonomie locali sono quello strumento di responsabilità che coinvolge i cittadini nella elaborazione e nel controllo della politica nazionale, come dice l'articolo 49 della Costituzione. Il dramma dei nostri partiti è che hanno tagliato il rapporto con la città, con la base, con la cittadinanza. Parlano in modo loro, il politichese, parlano fra di loro, non ascoltano più nessuno, che è il limite per cui anche i partiti nuovi sono nati vecchi. Quando Veltroni aveva detto questa è l'idea del mio partito, io l'ho detto bravo, finalmente c'è bisogno di questo, un soggetto politico nuovo che nasca dal territorio, che non si faccia secondo i vecchi criteri partitocratici, a fusione fredda come la definiscono, era un ideale. A me era piaciuto anche il manifesto con i valori e con l'etica del partito. Ma quello bisognava, con questo manifesto, girare le 100 città d'Italia, spiegarlo ai giovani, ai movimenti, alla gente e far nascere nel territorio l'adesione a questo ideale. E invece si è fissata la data, 14 ottobre, primarie, i giochi erano fatti, il DS sono più numerosi, quindi hanno più seggi, gli altri hanno meno, una quota a te, una quota a me, deciso tutto a Roma, è morto. Non è nata la fusione che era necessaria, quel salto di qualità verso la democrazia matura di fronte alla crisi della rappresentanza. La crisi della rappresentanza ha affossato anche i nuovi tentativi. Ecco, allora vedete come il principio di sussidiarietà è importante e ancora una volta oggi è possibile recuperare quello che il neoliberismo individualistico ha rovinato circa il concetto del personalismo, circa il concetto della solidarietà e circa il concetto della sussidiarietà, trovando un incontro ancora una volta tra cultura popolare cattolica, cultura laica della Costituzione, perché è favorevole il momento. Adesso poi vi farò anche la proposta concreta, poi ne parliamo insieme. Tant'è vero che la dottrina sociale della Chiesa non solo conferma quello che la Costituzione laica dice sulla persona e lo rafforza, non solo conferma quello che dice la Costituzione laica sul principio di solidarietà, ma lo rafforza dicendo siamo tutti figli di Dio, figli dell'unico Padre. Quindi la fede non è contro la ragione, la coscienza religiosa non è contro la coscienza laica. Adesso, se state buoni, vi leggo un documento impressionante, preparatevi. Il terzo principio è la stessa cosa. Il principio di sussidiarietà voleva dire questo: il primum è la collaborazione responsabile delle singole forze, diciamo, intermedie, corpi intermedi. Oggi questo principio è disatteso e il neoliberismo individualistico ha portato a una forma di autoritarismo democratico. Se voi vedete in Italia l'attuale governo, guardate, a me proprio, credetemi, anche se il gesuita è uomo falso, a me dispiace tanto, ma io sarei felice di poter parlare bene, ma non lo vedo. Il Parlamento è un impedimento, è inutile. Io ti approvo la legge finanziaria in 9 minuti, è chiaro. Io ti faccio la riforma della scuola con un decreto legge approvato a tamburo battente con voto di fiducia, è finito. Questo qui non è principio di sussidiarietà, noi dobbiamo partecipare, ma è scomodo, è chiaro, ma è la democrazia. Allora la gente si disamora e, come vi dico all'inizio, o non vota oppure non crede più in niente e nasce l'antipolitica ed è la fine della democrazia.
Allora bisogna reagire a questo stato di cose. Quindi oggi cosa? Si governa con decreti legge. Il Parlamento è a tempo perso, sta lì a sentire discussioni. Via, un decreto legge, voto di fiducia e si va avanti. È la morte della democrazia. Allora, rappresentativa. Allora a questo punto anche la Chiesa, cioè la Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa e quindi la tradizione popolare cattolica è pienamente d'accordo con questo principio laico della Costituzione italiana. Tant'è vero che il primo a definire il principio di sussidiarietà è stato un Papa, Pio X, nell'enciclica Quadragesimo Anno 1931. Oggi il principio di sussidiarietà lo trovate in tutte le costituzioni moderne, ma la prima definizione si trova nell'enciclica, dove il Papa dice è ingiusto e illecito togliere all'istanza inferiore quello che essa può fare responsabilmente. Questo principio di sussidiarietà, come il principio di personalismo e il principio di solidarietà, vale in tutta la vita. Io alle volte lo dico quando parlo ai giovani un po' per farli sorridere, perché bisogna mantenere un po'. Cosa vuol dire in pratica? I genitori non si possono sostituire ai figli. Finché sono bambini, li portano in braccio, fanno quello che devono. Quando il bambino è diventato giovane o donna grande, cari genitori, principio di sussidiarietà, lo dico scherzando, ma ti sei andata a innamorare di quel tipo, dice la futura suocera, ma non è il tuo tipo, ascolta me, mamma, principio di sussidiarietà, perché le scelte le devo fare io, tu sei sempre mamma, mi puoi parlare, però la scelta la faccio io. L'educatore, il professore, non si può sostituire agli alunni. L'educatore non si può sostituire agli educandi, anzi quando parlo loro dico, sapete quando avete raggiunto il culmine della vostra professione di professore, di educatore? Il giorno in cui diventate inutili. Quando il professore diventa inutile, perché lo studente è capace di andare avanti da solo, ha raggiunto il vertice della sua missione, principio di sussidiarietà. Ecco, allora vedete come questi tre grossi principi sono il cardine della democrazia, corrosi dal pensiero unico neoliberista, ridotti a individualismo, a pura legalità formale e autoritarismo democratico. Bisogna fare, se vogliamo uscire vivi da questa crisi e recuperare il bene comune, che è la chiave di volta della costruzione democratica, metterci insieme laici e credenti, sbagliato, sono le categorie che si usano, però per intenderci, ecco, cultura di ispirazione cristiana e cultura laica, metterci insieme per un neopersonalismo solidaristico e laico. E qui allora permettete che introduca quest'ultimo concetto allegandomi alla prima cosa che vi ho detto iniziando stasera. È vero che noi dobbiamo imparare a vivere uniti nel rispetto delle diversità. Questo ormai è la sfida del terzo millennio, è la sfida del XXI secolo, è la sfida dell'umanità che si forma, dell'Europa. Andiamo tutti verso l'unità. Rispettiamoci nella diversità. Come fare, padre, a mettere insieme laici e ispirazione cristiana, tutte le diversità che ci sono, culturali, religiose, etniche, e fare unità? Padre, non ci dica cose impossibili, ma non sono cose impossibili. Volete un esempio, tanto per rimanere alla nostra Costituzione? Tutte le volte che ci penso mi meraviglio ancora di più. Come hanno fatto uomini così diversi, se non altro li avete sentiti nominare, Togliatti, De Gasperi, Einaudi, Nenni, La Malfa, Dossetti, Lazzati, diversissimi. Come hanno fatto a mettersi d'accordo sui primi 12 articoli della Costituzione repubblicana? Li hanno firmati tutti e 12. E notate bene che dopo averli firmati, non è che De Gasperi è diventato comunista o Togliatti si è fatto democristiano. Diversi erano, botte si davano prima, botte si davano dopo,
ma hanno trovato gli elementi unificanti. E il popolo sovrano, un anno fa, quando c'è stato il referendum, uno o due perché passano gli anni, il referendum confermativo sulla proposta di nuova Costituzione fatta dalla Lega praticamente, il popolo sovrano dopo 60 anni ha detto no, questa Costituzione ci sta bene, noi crediamo in questi valori. Perché non possiamo 60 anni dopo noi, che oggi conosciamo meglio i grandi valori, fare un salto di qualità, andare al di là delle diversità ideologiche ormai sepolte dalla storia e fare una sintesi culturale nuova? Che cosa ci vuole per fare questo salto? Sapete che cosa ci vuole? Una nuova concezione di laicità. La laicità è l'elemento essenziale per fare unità nel rispetto della diversità. Il primo significato di laicità è chiaramente quello del rapporto Chiesa-Stato, perché storicamente è nato così. Con l'illuminismo tutti hanno detto basta questa religione, la religione è una cosa privata, tu vuoi credere, peggio per te, credici, però non mi devi disturbare quando devo costruire lo Stato, perché la religione non ha nessun influsso sociale, è una cosa privata. La Chiesa ha risposto scomunicando, quindi più a nono nel sillabo. Dice proprio questo, se qualcuno osa dire che il Romano Pontefice, cioè la Chiesa, si deve riconciliare con la cultura del mondo moderno, che sia scomunicato. E noi oggi saremo tutti scomunicati perché il Concilio Vaticano II ci ha detto che invece ci dobbiamo riconciliare e dialogare. Così cambiano le cose, però notate che queste cose vanno lette nel contesto storico in cui sono state scritte. Non possiamo leggere la storia di ieri con gli occhi di oggi, se no non ci troviamo più. Detto questo, bisogna quindi trovare quella laicità nuova che praticamente è invalsa ormai dappertutto. Il vecchio laicismo, diciamo, illuministico non esiste più, o meglio, per essere più esatti, esistono alcune isole. Un'isola grande era quella di Chirac. Pensate che Chirac, poco prima di lasciare la presidenza, ha fatto la legge sul laicismo, in cui arrivava a dire negli luoghi pubblici, nelle scuole, nessun simbolo religioso è permesso. Le ragazze islamiche non possono portare il velo islamico. Ma è una moda? No, perché è un simbolo religioso. Via. I ragazzi ebrei non possono portare la kippah, il berrettino. Ma è una moda? No, simbolo religioso. Poi si cade nel ridicolo, si arrivava a dire che i cristiani non possono portare sul petto un crocifisso di grandi dimensioni. Ma chi va, così dice la legge, ma chi va a misurare se è grande o piccolo? Cioè si cade nel ridicolo. Arriva quello che io definisco, però capitemi bene, un padre della Chiesa vivente. Voi sapete che i padri della Chiesa sono uno. Sapete come si chiama questo padre della Chiesa? Si chiama Nicolas Sarkozy. Oh mamma mia, è il presidente, aspetta che qui vi voglio leggere il testo perché vale la pena che almeno una volta lo sentiate, è una cosa incredibile, ecco, che parla esattamente di quello che vi sto dicendo io, la necessità di una nuova laicità, di una nuova laicità per poter realizzare la società pluralistica, plurietnica, plurirazziale, quindi il dialogo tra cultura religiosa e cultura laica. Dunque sentite, vi leggo alcune frasi così è utile. Intanto voi sapete che l'anno scorso, in dicembre del 2007, è andato a Roma a prendersi il suo seggio di, come si chiama, di canonico della Basilica Lateranense, sono gli assurdi della storia. Ab immemorabili, il Presidente della Repubblica Francese ha diritto ad avere un seggio nel capitolo dei canonici della Basilica Lateranense, che è la Basilica del Papa, e lui è andato a Roma a prenderselo come hanno fatto i suoi predecessori. In quell'occasione ha fatto un discorso da Santo Padre e ha detto così: la laicità
si afferma come necessità e opportunità, è diventata una condizione della pace civile. Se nel mondo vogliamo la pace, dobbiamo riscoprire un concetto maturo di laicità. Dice Sarkozy, è giunto il momento che in uno stesso spirito le religioni, in particolare la religione cattolica, che è la nostra religione maggioritaria, e tutte le forze vive della nazione guardino insieme alla posta in gioco del futuro. Nella Repubblica laica, l'uomo politico non deve decidere in funzione di considerazioni religiose, ma è importante che la sua riflessione e la sua coscienza siano illuminate specialmente dai pareri che fanno riferimento a norme e convinzioni libere dalle contingenze immediate, cioè principi trascendenti. Per questo mi auguro profondamente l'avvento di una laicità positiva, cioè una laicità che, pur vegliando alla libertà di pensiero, a quella di credere o di non credere, non considera le religioni come un pericolo, ma piuttosto come un punto a favore. Io non me l'aspettavo. Il presidente della laica, laicissima Francia, a Parigi quest'anno, ricevendo il Papa, ha aggiunto: è legittimo per la democrazia, rispettoso della laicità, dialogare con le religioni. Queste, in particolare la religione cristiana, con la quale condividiamo una lunga storia, sono patrimonio di riflessione e di pensiero, non solo su Dio, ma anche sull'uomo, pensa un po', sulla società, persino su quella preoccupazione oggi centrale che è la natura e la tutela dell'ambiente. E questa è la frase che poi i giornali francesi gli hanno contestato: sarebbe una follia privarcene, mamma mia, del dialogo con le religioni. Sarebbe semplicemente un errore contro la natura e contro il pensiero. Per questo faccio appello ancora una volta a una laicità positiva, una laicità che rispetti, una laicità che riunisca, una laicità che dialoghi, non una laicità che escluda, che denunci. In quest'epoca in cui il dubbio e il ripiegamento su se stessi pongono la nostra democrazia davanti a sfide gravi, come i problemi del nostro tempo, la laicità positiva offre alle nostre coscienze la possibilità di scambiare opinioni al di là delle credenze e dei riti sul senso che noi vogliamo dare alla nostra esistenza, la ricerca di senso. Guarda un po'. Quindi vedete come ormai è coscienza comune anche dei non credenti, dei laici, che bisogna ripensare la laicità, che è quello che ha fatto per esempio la revisione dei patti lateranensi firmata da Craxi nell'84. Se voi leggete il preambolo, l'articolo 1, c'è scritto proprio così: laicità non vuol dire assolutamente distinzione degli ambiti, per cui la Chiesa non deve invadere il campo della politica o dello Stato, e lo Stato non deve invadere il campo della Chiesa. La Chiesa non può servirsi della politica per fini religiosi, lo Stato non può servirsi della religione per fini politici. Certi baciamano e certi privilegi concessi non sono accettabili. Laicità, però al tempo stesso positiva, che vuol dire collaborare per il bene comune. Voi trovate questo concetto, il bene comune oggi, essendo vivere uniti nella diversità rispettata, non è possibile senza un nuovo concetto di laicità. Qui permettete che vi aggiunga un altro concetto, così poi ve le dico tutte, così poi non mi invitate più. Allora, l'altro concetto è questo: non c'è soltanto una laicità religiosa, confessionale, c'è anche una laicità ideologica.
Oggi non è possibile governare se i partiti non sono laici. Prodi ha governato 2 anni, è un miracolo, perché aveva una maggioranza di 2 voti al Senato, bastava che uno avesse il raffreddore e l'altro non fosse laico. Non so se qui presenti ci sono amici di Rifondazione Comunista, hanno tutta la mia stima, io sono portato ormai da tanti anni a stimare tutti, non c'è problema. Però lasciatemi dire, Rifondazione Comunista non è un partito laico, è un partito dogmatico. Quando abbiamo avuto l'esempio del governo Prodi, si faceva il governo, una riunione, un decreto, tutti approvavano, scendevano in piazza a contestare il decreto del governo. Uno o due hanno detto: io non voterò mai questo perché è contro i miei principi dogmatici, per cui la lotta di classe è ancora il sistema con cui si risolve il problema industriale, lotta tra padroni e proletari, quando questo non lo dicono più nemmeno in Russia. Questo è dogmatismo ideologico e mancanza di laicità. E qui, scusatemi se mi ricordo, ma dicono che quando uno è vecchio comincia a ricordare. Allora, ricordo, negli anni 70 ero a Roma, ho sentito Berlinguer, che era stato nominato segretario del Partito Comunista, dire questa frase: farò di tutto perché il Partito Comunista Italiano sia laico. Oh, mamma mia, è più laico di così, ho detto io cosa vuole. No, invece alludeva allo strappo ideologico nei confronti del dogmatismo marxista sovietico. Strappo che Berlinguer ha fatto e Bertinotti non ha fatto. Quindi non si può nemmeno sul piano civile e sul piano politico realizzare l'unità nella diversità se non c'è un ripensamento del concetto di laicità. Ho voluto insistere su questo punto perché molti, quando sentono laicità, si sbandano, mentre la chiave di volta per fare unità nella società pluralistica, plurietnica e plurirazziale. Rispettiamoci diversi e troviamo quello che ci unisce per camminare sempre più avanti. Questo in Italia è possibile se ci rifacciamo alla Carta Repubblicana, ricominciamo dalla Costituzione. E se ci rifacciamo anche alla tradizione popolare, perché prima c'erano le 3 grandi culture, quelle che hanno fatto la Carta Repubblicana: la cultura socialista, marxista, la cultura popolare, cattolica, e la cultura liberale. Dopo la caduta del muro di Berlino sono rimaste 2. Oggi è possibile, ed era quello che io speravo che facesse Veltroni, perché questo concetto era presente nel manifesto. Facciamo una nuova cultura politica, andando al di là, l'espressione di D'Alema, rispondendo a Mussi in un dibattito infuocato, ciascuno faccia un passo, andiamo al di là delle barriere ideologiche, troviamoci su questi valori comuni che il manifesto etico aveva messo in luce e ripartiamo col partito nuovo. Purtroppo le cose sono andate come sono andate, adesso poi si complicano perché c'è il PD del Nord, questione morale, un mucchio di complicazioni, quindi non so come finirà, però quella è la strada. Allora, per concludere, questa è una mia tesi, non date valore che non ha, ma è quella che penso io. Per la prima volta, onorevoli colleghi, è possibile in Italia fare un'esperienza di questo tipo, di una nuova laicità, mettendo insieme la tradizione, diciamo, laica della Costituzione e la tradizione cattolico-popolare della dottrina sociale della Chiesa, che sono state, insieme alla condizione socialista, le madri della Costituzione. Cosa voglio dire? Noi avevamo fino all'aprile di quest'anno quello che si può definire il bipolarismo ingessato. Eravamo obbligati a metterci insieme per vincere le elezioni, perché bastava avere tra i 2 schieramenti un voto in più e si pigliava un bel premio di maggioranza. Il che vuol dire che mettevamo sia a destra sia a sinistra, ovest et boves, gente che aveva una cultura politica inconciliabile, con questo risultato che si vincevano le elezioni, ma una volta vinte le elezioni non si riusciva a governare. È quello che è successo.
per la prima volta dopo 15 anni, quando Veltroni ha detto "io vado da solo", ha sfasciato il centrosinistra. Il centrosinistra non esiste più, perché la sinistra è diventata l'arcobaleno e il PD si è trovato al di qua dell'arcobaleno, più verso il centro, per dir così. Quando Berlusconi, avendo visto la manovra di Veltroni, "ce lo faccio anch'io", ha sfasciato il centrodestra. Il centrodestra non esiste più, esiste la destra, in cui volentieri si trovano uomini notoriamente di destra con Berlusconi. Avendo mandato via Casini, non esiste più il centrodestra, esiste la destra. Allora vedete che situazione si è creata in Italia: destra, sinistra, poi uno spazio intermedio, che io non oso chiamare centro per evitare ambiguità, lo chiamo spazio intermedio tra la destra e la sinistra. In questo spazio intermedio si collocano il PD, perché non è né con la sinistra né con la destra, Casini, perché non è con la destra, e si era collocato Pezzotta. Quando Pezzotta ha detto "faccio la rosa bianca", io l'ho incoraggiato. Ho detto "c'è lo spazio, per la prima volta esiste uno spazio intermedio in cui si possono recuperare gli scontenti dell'una e dell'altra parte", perché io girando l'Italia trovo insoddisfatti di Berlusconi, tanti, i quali dicono "sì, noi credevamo, però le leggi che fa un po' sono razziste, un po' sono, diciamo, non ci stanno volentieri". E poi nel PD molti sono delusi. Pensate che nelle ultime elezioni non hanno votato, non sono andate alle urne, 2,5 milioni. Se voi mettete insieme 2,5 milioni di assenti, di scontenti di destra e di sinistra e gente che ci crede, c'era lo spazio intermedio per fare una presenza che mandasse avanti un programma di solidarietà, di personalismo e di sussidiarietà, mettendo insieme l'eredità laica della Costituzione e il pensiero, la tradizione popolare del pensiero dei cristiani. È fallito, perché adesso non entriamo nei particolari, ma lo spazio c'è. Allora il tentativo che anche stiamo facendo, so che voi qui avete conosciuto, è stato anche da voi Monticone, il tentativo che si sta facendo è proprio questo. Il 5 luglio a Torino si è tenuto un incontro tra due movimenti, l'uno è l'Italia Popolare di Monticone e l'altro era questa Area Popolare Democratica, che fa capo un po' alle mie tesi, diciamo, che avevo scritto. Ho visto che lì c'è quel mio libro "Che qualità le vogliamo", lì queste idee le trovate un po' più, ecco, sono tutta una serie di raccolte, alcune un po' pungenti, ma vabbè. E tutto porta a questa linea, questi l'ho scritto negli anni scorsi, è uscito due anni fa il libro, quindi a un certo punto è la linea che ho mandato avanti anche sulla rivista Aggiornamenti Sociali e che oggi diventa possibile, perché fino al 14 aprile non era possibile, perché c'era un bipolarismo ingessato. Allora questi movimenti si sono uniti e l'idea è questa: ci sarà un incontro sabato a Roma, dopo uno che hanno tenuto a Livorno, un altro si farà poi a Palermo, finché verso febbraio a livello nazionale si dovrà presentare questo tentativo, che viene chiamato Intesa Civica Popolare Italiana. Notate bene, e qui non so se mi capite, poi casomai mi fate delle domande, non si tratta di fare un partito in più. Ci sono già troppi partiti. Non si tratta nemmeno di contentarsi della protesta sterile a livello culturale o della testimonianza anche eroica a livello sociale. No, si tratta di realizzare una presenza di cittadinanza responsabile e attiva nel territorio con ricaduta politica. Se poi un domani questo diventerà un partito, io non lo so, perché è una strada del tutto inedita. Non mi chiedete che cosa si deve fare, perché non è mai esistita in Italia questa esperienza e non era nemmeno possibile fino al 14 aprile. Oggi è possibile, può darsi che fallisca, sarà l'ennesimo tentativo fallito, ma lo spazio c'è. Perché non provarci a rimettere insieme tutti quei cittadini
scoraggiati o scontenti della partitocrazia, della politica spettacolo, delle cose che non vanno, che piuttosto che ricadere nell'assenteismo e nell'antipolitica si mettono insieme intorno a un manifesto che si sta elaborando, un programma di cose da fare partendo dal territorio. Chi ci sta, ci sta. E vedrete, era quello che io dicevo a Pezzotta, non abbia paura, anche se adesso non vince, avrà l'1%, non fa niente, l'idea è valida, perché risponde a un bisogno della società italiana, a un bisogno di democrazia matura che vada al di là della vecchia democrazia rappresentativa corrosa dal liberismo e corrosa dalla partitocrazia. Qualcuno deve iniziare, purtroppo non era forse la forza, è finita come è finita, però lo spazio c'è. Perché non tentare una mobilitazione di cittadinanza attiva e responsabile nel territorio, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Milano, dove siamo? Palermo, dove vi posso dire che tutte le volte che girando porto avanti questa idea trovo una risposta, perché c'è molta gente che aspetta questo. Ci vorrebbero delle persone credibili, ecco qui per me la vera difficoltà, perché ci vogliono delle persone nuove che ricambino la vecchia classe politica, sono sempre gli stessi figli d'arte, e a un certo punto la cosa può andare. Quindi io vi lascio questo interrogativo per farvi vedere che tutto il discorso sulla possibilità di realizzare un bene comune all'altezza del nuovo tempo, realizzando una democrazia matura di tipo sussidiario, deliberativo, solidale e personalistico, riprendendo la Costituzione come modello e facendo sintesi con l'ispirazione della dottrina sociale della Chiesa, laica, una nuova forma di laicismo, di una forma di laicità positiva, non solo religiosa ma anche ideologica. Se noi andremo per questa strada, chi vivrà vedrà. Io quello che vi posso dire è che ormai sono tanti anni che seguo la politica italiana, non perché l'ho scelto io, i superiori mi hanno detto di farlo, l'ho fatto per amore del Signore, perché io mi sento soprattutto sacerdote, avrei voluto fare altre cose. Noi gesuiti siamo come i soldati.